Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati o benvenuti su questo canale. Io sono Shani e oggi sono qui con lo stesso make-up dello scorso video perché che fa? Non volevi sfruttarlo? L'ho sfruttato per girare questo video perché così prendiamo due piccioni con una fava. Allora, oggi nuovo video finiti, perché i finiti sono sempre quei prodotti di cui ho una opinione completa. Io non amo, e già lo dovreste sapere se mi conoscete, comunque se non mi conoscete, io non amo fare le mezze recensioni, perché facendo le mezze recensioni è inevitabile che magari un prodotto all'inizio mi piaciucchia e poi alla fine diciamo che non sono poi così tanto contenta. Quindi adesso con i prodotti finiti invece vi posso dare un'opinione completa e quindi non vedrete più video sul mio canale dove vi dico toppi floppy del periodo, perché sinceramente non sono dei video che mi si addicono. Iniziamo perché ho una borsa piena di prodotti, dato che non ho più girato video per il periodo che è appena passato, quindi ho finito un po' di prodotti cicciosi. Primo prodotto che vi faccio vedere è il Trocken Shampoo, quindi shampoo secco, sì, perché devo tradurre dal tedesco, di Balea, con odore di cocco, sì. Allora, inutile dire che l'ho acquistato perché c'è scritto cocco sopra, ma anche perché volevo provare i prodotti di Balea da questo punto di vista. È uno shampoo secco che, se non lo sapete, appunto va a dare, diciamo, per quel momento un po' un sentore di capelli puliti quando proprio si arriva in quel momento in cui magari non si possono lavare immediatamente i capelli, quindi è una soluzione espressa. Questo shampoo secco mi è piaciuto tanto, nonostante non sia proprio quell'odore di cocco che speravo, però mi è piaciuto tanto perché intanto costa poco, se non mi sbaglio sui 2 euro qualcosa del genere, forse anche meno, perché è da tanto che ce l'ho, l'ho acquistato veramente tempo fa, solo che poi mi sono spinta ad usarlo e quindi adesso è finito. Mi è piaciuto perché rispetto allo shampoo Batiste ho l'impressione che l'effetto mi duri molto di più di questo shampoo secco, e questa è una cosa positiva, perché col Batiste invece ho l'impressione che dopo qualche minuto, qualche ora, un po' i capelli tornino ad essere unti come prima. Quindi assolutamente positivo il feedback di questo prodotto. Se avete la possibilità, provatelo, perché secondo me ne vale davvero la pena. Altro prodotto del cuore terminato, che veramente appena l'ho terminato ho detto ok, adesso devo finire tutti i prodotti al più presto per acquistarlo. Sto parlando del GHD Heat Protect Spray, quindi lo spray protettivo della GHD, che significa Good Hair Day, se non mi sbaglio, comunque una cosa del genere. Mi è piaciuto tantissimo. Perché? Perché questo spray è il primo spray protettivo che ho acquistato quando volevo uno spray protettivo che mi aiutasse contro il phon. In passato, prima di questo, ho provato degli spray che non erano esattamente fantastici, perché mi lasciavano i capelli un pochino appiccicosi. Invece questo qui, 11 euro, è fantastico. Ha un profumo quasi maschile, oserei dire. Comunque niente di non sopportabile, per me era sopportabilissimo. Poi comunque va via dopo che asciugate i capelli. Lo applicavo prima di asciugarli, quindi una spruzzatina in tutti i capelli e asciugate. Mi ha aiutato tantissimo, ho notato anche una differenza perché i capelli non erano appesantiti e diciamo che restavano un po' più, almeno alla vista, un po' più sani. Sicuramente è un prodotto che ricomprerò, sono 120 ml ma vi dura tantissimo. Prodotto salvavita, salva estate, che vi ho già menzionato in un altro video, sto parlando del Autumn Family Care, quello con le sostanze idratanti e aloe vera. Questo prodotto mi ha salvato l'estate, come ogni estate praticamente, perché è un prodotto che utilizzo sempre quando so che si stanno avvicinando le zanzare, oppure mi trovo in un posto dove ci potrebbero essere zanzare.
è un prodotto che mi ha stupita in modo positivo, perché ho notato che rispetto alle altre formule è una formula più sopportabile, non appiccicosa, che anzi lascia la pelle super idratata, quindi è un 2 in 1, come se metteste uno spray idratante ma allo stesso tempo vi protegge, e vi protegge per 4 ore, quindi alla fine delle 4 ore potete anche riapplicarlo, ma di solito mi è capitato forse solo una volta di riapplicarlo. Top, se soffrite di questa cosa delle zanzare, assolutamente da provare. Altro prodotto che mi è terminato e ne ho già un'altra confezione in doccia, quindi vi dico, mi è piaciuto tantissimo, ve lo anticipo: Fritz is Wonderkur della Gianfrida. Questa è la maschera per capelli migliore che io abbia provato fino adesso, e vi spiego perché. Questa maschera qui intanto è una maschera siliconica, quindi ve lo dico già, ovviamente per quelli che magari non usano prodotti con siliconi, io me ne frego, quindi va bene così. È la maschera della linea Fritz Ease, quindi sapete sicuramente che è quella, che non ha un odore proprio fantastico come d'altronde l'odore del shampoo e del conditioner, ma che vi dà un effetto ai capelli che sembrano veramente rinati, e anche a lungo. Io sono rimasta stupita dall'effetto che questa maschera dava ai miei capelli. E capelli veramente sembravano sani e mi aiutava a proteggerli dall'acqua, che qui è molto molto piena di calcare, che è una cosa che secondo me distrugge un po' i capelli e non li rende proprio così tanto belli, così tanto sani. L'ho terminata in, adesso non ricordo di preciso, comunque forse un paio di mesi, perché io faccio lo shampoo 2 volte a settimana, o perlomeno quando i miei capelli si sporcano, e sono rimasta contentissima. Il prezzo della maschera è di 6-7 euro, almeno qui, che è al pari, diciamo, del prezzo delle Garnier Hair Food, però secondo me questa qui è il top delle maschere. Poi c'è un prodotto che vi dico a fare, utilizzo sempre ovviamente l'avrete già visto in altri video, e ne ho finite 2 confezioni nel frattempo, non ho solo una, 2 flaconi più che altro. Dove Original, il deodorante che mi aiuta sempre. Ho provato a cambiare, ma non c'è nessun deodorante che possa eguagliare l'effetto di questo deodorante qui. Dovrebbe arrivare al 48 ore, però io comunque non ci arrivo mai a 48 ore, ed è senza alcol, dermatologicamente testato, ed è proprio l'originale, quindi se avete dei problemi e siete un po' esigenti, secondo me potrebbe andare benissimo. L'unica cosa che non mi piace è che quando lo spruzzo devo sempre aprire tutte le finestre, perché se no rischio di soffocare, cosa che io sinceramente vorrei un po' eliminare, perché sinceramente quegli spray non è che facciano proprio tanto bene all'ambiente, però vediamo che cosa posso trovare. Poi abbiamo uno shampoo che ho provato e che mi è piaciuto tantissimo, se non fosse che il prezzo, diciamo, che è anche contenuto. La linea è molto bella, e anche il concetto e l'azienda sono fantastici. Io l'ho scoperti proprio qui, ma ho visto che esiste anche la spedizione in Italia, quindi ve lo faccio vedere proprio per questo. Sto parlando del Repair Shampoo di Jean und Len, forse si chiama, adesso non ricordo di preciso la pronuncia. È il Keratin Mandel, quindi cheratina e mandorle, lo shampoo per capelli danneggiati, perché io di solito utilizzo sempre questi qua. È uno shampoo vegano, uno shampoo che contiene all'interno 300 ml, quindi abbastanza, e viene venduto sui 3-4 euro se non mi sbaglio. Intanto il pack è molto bello, perché è di questo rosa cipria, e ho trovato che il flacone sia molto comodo, perché ha questo, come si chiama? Questo pulsantino qui, aprite, scende e
si svuota completamente, cioè io non ho nessun residuo qua all'interno, cosa molto positiva, perché con altri shampoo diciamo che ho qualche problemino. Fantastico questo shampoo, mi ha lasciato i capelli super morbidi, non ho avuto problemi di grassetti. Io penso che lo riprenderò perché magari faccio un periodo con questo, un periodo con quello che vi ho già fatto vedere, quello della OGX, quello sempre la cheratina. Mi piace moltissimo, secondo me la spesa vale tutto, il prodotto vale anche la resa. Fatemi sapere se avrete occasione di provarlo, il sito è facilmente trovabile, si può dire trovabile, reperibile, quindi vi consiglio di provare tutta la linea, perché c'è anche il conditioner e anche la maschera che devo provare anch'io, magari mi date qualche feedback anticipato. Poi, ho terminato un altro prodotto che invece serve per la rasatura ed è il Rasier Shaum di Balea, quello che vi ho fatto vedere tempo fa, quello al cocco per pelle sensibile, ed è la schiuma da rasatura di Balea, una schiuma che si presenta a color verde, odore di cocco diciamo relativo, perché non è proprio odore di cocco, ha fatto il suo dovere, però sinceramente non trovo che sia stata proprio fantastica. Io se dovessi darle un voto da 1 a 5 le darei 2 scarso, nel senso che vabbè, però sinceramente io preferisco acquistare magari una schiuma da barba che utilizza anche mio marito, e quindi risparmio in questo senso. Sì, se volete fare una coccola al vostro corpo magari sì, però niente di eccezionale. Poi abbiamo un mascara di Yves Rocher che si chiama Volume Elixir, questo mascara qui con questo pack oro, ha uno scovolino a punta, sì, così. Diciamo che senza infamia, senza lode, è stato un mascara che mi ha accompagnato sia in vacanza che quando, sì, diciamo all'inizio anche di quest'anno, però non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Va bene se magari non avete molte pretese, qui dice che è anche un trattamento a base di hibiscus, a peptidi di hibiscus. Vabbè, non so cosa significhi di preciso, però sì, diciamo che se avete un po' le ciglia come le mie non è proprio così tanto male. Non vi dà un effetto drama, non vi dà un effetto super esagerato, un effetto un po' di ciglia pettinate, di ciglia a posto, colorate. Ovviamente non è waterproof, però diciamo che fa quello che deve. Se devo dare un voto da 1 a 5, darei sì, un 3,5 forse, diciamo che supera la sufficienza. Poi ragazzi, vi faccio vedere queste goccine qui. Un tempo erano marroncine, si parla delle gocce magiche viso della Collistar, che sono delle goccine auto-abbronzanti. Allora, cosa ho da dire su queste goccine? Queste goccine all'inizio andavano bene, solo che poi mi sono resa conto che a parte comunque l'odore, che è molto buono, il profumo mi piace tantissimo, è tutto ok, sono troppo gialle per me, troppo arancioni. Io non sopporto quel colorito arancione sul viso, anche perché non mi sta per niente, e quindi ho dovuto abbandonarle, e fino a quando ho avuto modo di utilizzarle su altre parti del corpo magari, e le ho terminate. Adesso ho già lavato il flacone perché è giusto che sia così, però non mi hanno fatto impazzire, no. Se avete e non avete qualche problema con il colorito arancione, allora potete utilizzarle. Se invece avete problemi con questo colorito così, ve le sconsiglio, meglio utilizzare un autoabbronzante che sapete che magari non vi dà quel colorito così tanto arancione. Ultimo prodotto che vi faccio vedere sono dei pad per gli occhi. Sono di Balea, Q10 si chiamano, anti-rughe. Allora, sono stati dei pad che ho utilizzato così, giusto per provarli, però devo dire che non mi hanno fatto impazzire, non mi hanno dato
nessun beneficio, non ho visto assolutamente niente, è molto meglio utilizzare un contorno occhi piuttosto che questi pad e stai a posto anche per tanto tempo. Anche perché ho visto che non costano proprio così tanto poco, quindi meglio utilizzare un contorno occhi. Questi qui non ve li consiglio per niente. Quindi niente ragazzi, ragazzi, questo era il video dei prodotti finiti di questo periodo. Fatemi sapere se c'è qualche prodotto che magari vi interessa, che già avete, se avete qualche feedback un po' diverso dal mio. E niente, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!